Buongiorno, io torno ciclicamente con i prodotti finiti, cioè quando ricomincio dopo un tot parto sempre con i prodotti finiti. Approfitto che sta per arrivare da piovere, ma c'è una bella, diciamo, luce, anche perché domani c'è la plastica, adesso questi ce li ho sul balcone da un bel po'. Come state? Passato il caldo finalmente, per me era inaffrontabile fare un video in questi mesi. Caldo atroce, ci si è rotto il condizionatore a giugno e poi finalmente siamo riusciti ad installarlo prima che cominciassero i 37 gradi in agosto. Non è stato un anno alle belle traballine, non è stato un anno bisesto, anno funesto, un sacco di cose che si sono rotte quest'anno. Il condizionatore era la chicca proprio, per cui c'era Yoshi che era distrutto e noi un ventilatore per ogni stanza, ma alla fine gira l'aria calda. Vabbè, è passato e poi ci lamenteremo del freddo, non lo so, comunque un caldo del genere per tanto tempo. Di solito in estate sono 15 giorni, quest'anno proprio. È vero che ha fatto tardi fino a maggio, giugno. Una mezza misura, no? Va bene. Prodotti finiti per la casa, non sono tanti come quelli beauty, ma mi sembrava fossero cose interessanti, per cui li ho tenute. Non novità, ho le mani secchissime, infatti mi sa che si sentirà il rumore. Vabbè, questa è la mia dermatite. Mi pare di averli presi tutti e quattro. Questi della Oro Verde ammorbidenti, all'Iper costavano 1,59 euro e li ho finiti man mano praticamente. Qua ci si lava tra docce e lavatrici in estate. Praticamente io avevo preso, penso tutti e quattro, non so se c'era un'altra profumazione, Fresca Rugiada Ambra Divina, che assomigliano, cioè assomigliano, la boccetta è uguale a quelli del Tesoro d'Oriente, però non ci assomigliano le profumazioni. Buono, buono. E poi Fresca, no, Fresia e Gardenia e Oceano. Buono, non buono. Questo veramente ho faticato a finirlo. Ha una profumazione che. Ma è tinta con la maglia. Ha una profumazione che mi dà veramente fastidio. In più, io uso il detersivo, la Marsiglia di Lid. Cos'è che si chiama? Quello liquido, che non mi ricordo, non mi so bene il nome. Assieme, secondo me, è una cosa terrificante. Per cui l'ho finito veramente a fatica. Se avessi saputo. Non l'ho aperto per sentirlo, li ho visti andare 59, li ho presi tutti. A livello di morbidezza, sì, dai, non male. Se riesco a ricordarmi di non prendere quello rosa, può essere che li compro ancora. Questo per dire cosa non mi ricordo. Però un po' perché la ripresa dei video è un po' così. A chi dà fastidio, non ci posso fare niente. La linea nuova di Fabuloso, io ho preso queste tre versioni. Sono tutte dolcine, hanno tutto un sottofondo di dolce. Sinceramente non mi sono piaciuti neanche questi. Livello di morbidezza, non una cosa stratosferica. Uno era Stintino, ma non c'è scritto la profumazione, però dei tre questo era più quello un po' meglio. Questo 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 verde era Ottarumina e Siena. No, non li ricomprerò. Sì, li ho comprati che erano in offerta. Assolutamente a prezzo pieno. No, questo non mi è piaciuto per niente. Anticalcare universale. Sì, anniversario. Anticalcare universale, aceto bianco, detergente, deterge, rimuove i germi e batteri della Chantecler. Un odore orrendo. L'odore è quello del Diacal, che io odio, ha lo stesso odore e secondo me non era efficace, per cui ho preso in offerta anche quello per fortuna. Faticato a finirlo, sì. Come anticalcare, sinceramente tra Viacal e Smac preferisco Smac di questi qua in bottiglia. Infatti ho il bottiglione che era in offerta del Viacal, ma non è efficace secondo me come lo Smac. Questo veramente voi lo buttate, vedete il calcare che si scioglie. Il Viacal secondo me ha perso un po'. Ma chi si è inventata sta cosa? Cioè, crema spray multiuso, efficace sullo sporco ostinato, facile da risciacquare. Green Active, nuovo. Devo fare così, ovviamente, ricordatevi, non c'è una mazza da vicino. Nuova formula potente, Chief.
Cioè, vuoi darlo tipo nel lavandino, finito di pulire, passare i piatti, magari unti, così lo date nel lavandino, dite, lo sgrasso un po'? Niente. Del fornello? Niente. Facile da sciacquare? Mica tanto. Non capisco neanche l'esistenza di questo prodotto, che hanno fatto un sacco di pubblicità, anche l'hanno inviato i prodotti qua e là. È fantastico. No. Sì, guardo se sto registrando, perché comunque i prodotti casa sono quasi finiti. Questo secondo me è il migliore. E sulla morbidezza, io credo che sia anche tanto la durezza dell'acqua qui a Verona, perché poi forse vedrete i prodotti quelli doccia schiuma, eccetera, che sono sempre bianchi da me, perché il calcare qui è veramente fotonico. Per cui la morbidezza, nì, un po' la lavatrice. Ecco il ragazzo. Ciao, Cos'è quella roba lì che è nuova? Chanticleer. Questo qua. Fiori d'arancio e narciso. Cioè, più ho il riflesso del sole, no, perché sta per venire da piovere, ma adesso è uscito anche il sole. Con il riflesso del sole, cosa devo fare? Non so, te lo metto lì da te per leggere. E buono, secondo me. Tra l'altro, tutte le volte che vado in giro mi dimentico sempre di ricomprarmelo. Non mi ricordo se era in. Sono 50 lavaggi, non mi ricordo se era in offerta o cosa, però se mi ricordo lo ricompro, perché questa è veramente una profumazione abbinata al sapone di Marsiglia, buonissima. E questo è DMD, se non mi sbaglio. Sarebbe anche buono, sarebbe anche funzionale, ma perché gli hanno fatto il profumo di limone nel gabinetto? È come lo discorso in un video che ho fatto dei prodotti finiti o dei video spesa, non mi ricordo. Cioè, avere il detersivo per i piatti che sa da shampoo di capelli, no, shampoo per capelli, scusate, shampoo per capelli in cucina, e questo da limone nel WC, sinceramente, è un po' stomachevole. Non mi pare, avevo guardato, non mi pare ci fosse una profumazione neutra di candeggina, eccetera. Il prodotto in sé è efficace, se non mi ricordo male, non è neanche colorato. Economico anche, ma il profumo di limone no, assolutamente. È che non avevo occasione di andare a comprare quello della Vicinette, che poi adesso ho scoperto che quello di Lidl è abbastanza, cioè abbastanza equivalente, per cui costa qualcosina meno. E ho preso questo l'MD, ma mai più, mai più, mai più, mai più. Questi sono profumatori tipo gli Air Wick, quelli quadrati che mettete nel bagno. Questi sono di Inks, questo era aria di primavera, ne avevo preso un altro rosa e fiori. E allora, se avete necessità di profumare ambienti, anche come questa stanza qua, ad esempio, profumano un botto. Io li avevo presi per il bagno, ho dovuto toglierli, metterli nello sgabuzzino, perché profumano tantissimo. Allora, a casa mia, voi vedete solo questo così dritto, ma io poi di qua, da questa parte di qua, ho tutto il rientro della sala, se non è che la mia sala è questo corridoio qua. E facevo fatica a sopportarlo, nel senso che è veramente profumato e costa un quarto, credo, dell'Air Wick. Profumazione buona, però, voglio dire, un ambiente come il mio era già pesante. Avevo visto dei video dove dicevano che si profuma, ma non una cosa. Per me profuma tanto. O sono sensibile troppo io ai profumi, che può essere, per carità. Ma veramente, se provatene uno e poi sappiatemi dire, perché magari sono io fastidiosa. Adesso mi è saltato un pezzo di qualcosa. Questo è. Non so se è tutto che era MD, è Inks quello là, vero? Questo è anche questo, è dell'Inks. Pizza margherita senza glutine, questa. Mi pare che costa 3 euro qualcosa. Buona, buona. Ha la pasta che sembra la pasta di grissino. Buona, sottile, ma proprio come sapore grissino. La Mattia piaceva meno. È veramente piaciuta. Adesso noi abbiamo finito di mangiare senza glutine, per fortuna. E abbiamo mantenuto solo la pasta, perché sinceramente come sapore ci piace di più la pasta senza glutine. Per il momento mi è rimasta solo quella. Ovviamente cerco di non fargli mangiare la pasta a pranzo, la sera la pizza, del pomeriggio una brioche, cioè di caricarla un po' meno, però siamo a dieta libera e sembra che vada tutto bene, per cui. Io ho tenuto l'etichetta, che cos'era questo? Ah, sole vita. Ah, la limonata nuova, vediamo se si riesce. Così, no. È la limonata nuova che c'è da Lidl, la bottiglietta come quella delle spremute. Lime e lemon, è buona, forse un po' snausea dopo un po', non è che sia italiano, snausea comunque, da nausea.
dopo un po' forse è un po' troppo, però è buona. L'unico problema è che è zuccherata, cioè non è come la spremuta d'arancia, che è spremuta d'arancia. Qui purtroppo, vedo che l'etichetta è girata dall'altra parte. Sì, dai Elena, fai vedere che non ci viene una mazza. Bevanda analcolica non gasata a base di lime e limone con polpa, prodotto pastorizzato, acqua, zucchero al 5%. Io tutta felice che ho trovato una cosa nuova, adesso c'è lo zucchero, ok, va bene. Qua avevamo un sacchetto, adesso io come faccio? Sposto tutto quanto e facciamo quello cura della persona. Ciao!